Ciao e bentornato all'interno di questa rubrica Flauto Italiano, dove ci occupiamo di imparare a suonare alcune tra le più belle e famose canzoni italiane. Oggi faremo un tuffo all'interno dei meravigliosi anni Ottanta, quando la musica aveva acquisito un sapore un pochino più elettronico e i primi sintetizzatori venivano utilizzati appunto per produrre le basi musicali. La canzone di oggi è davvero molto conosciuta tra diverse generazioni, e se hai più di 40 anni probabilmente avrai riconosciuto di cosa si tratta ascoltando semplicemente le note che ho suonato nell'introduzione di questo video. Prima di cominciare con questa lezione, vorrei invitarti ad iscriverti se ancora non l'hai fatto a questo canale. Premi quindi sul pulsante iscriviti e ricordati di attivare anche la campanella per rimanere sempre aggiornato ogni volta che pubblicherò una nuova lezione, una nuova canzone o un nuovo video sul flauto. Oggi impariamo a suonare il brano che si chiama Mamma Maria di un gruppo che a quei tempi era davvero famoso, che si chiama Ricchi e Poveri. La canzone è stata prodotta nel 1982 dalla Baby Records ed era un brano che piaceva a grandi e piccini perché era un brano molto veloce con un ritmo rock e con delle melodie davvero molto orecchiabili, molto simpatiche. Siccome il brano è veloce, io ti consiglio di praticare le frasi musicali prima lentamente e di aumentare la velocità gradatamente. Con il flauto oggi ci cimenteremo a suonare sia le note della strofa che le note del ritornello. Come sempre ho utilizzato il mio flauto soprano accordato in do. Se utilizzi un altro strumento musicale, puoi comunque seguire la lezione, l'importante è che suoni le note corrette. La tonalità che ho scelto questa volta per suonare Mamma Maria dei Ricchi e Poveri è il Sol maggiore. Nel Sol maggiore abbiamo una sola nota alterata che è il Fa diesis, quindi attenzione, a seconda del tipo di flauto che utilizzi, puoi avere una diteggiatura barocca o moderna, chiamata anche tedesca, quindi vedi cosa devi fare per suonare il Fa diesis. Lo suoneremo sull'ottava bassa. La base è un rock molto ritmico e cominciamo dalle prime frasi della strofa. Partiamo dal Sol. Perciò abbiamo la prima frase. Poi andiamo sul Fa diesis. E un Do diesis. Questo serve a fare un passaggio cromatico. Il Do diesis in realtà non è parte della tonalità di Sol maggiore, però come vedi sta benissimo. Successivamente manteniamo la stessa impronta ritmica, ma saliamo e cominciamo a suonare dal Do. Poi di nuovo il Fa diesis. La strofa è terminata e finalmente incontriamo il ritornello. Qui iniziamo a suonare dal Sol. La prima fase perciò viene ripetuta due volte. Poi saliamo e andiamo sul Re. Lo ripeto lentamente. Bene, queste erano la strofa e il ritornello di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Io spero che tu ti diverta, ti auguro di divertirti a suonare questa bellissima e simpatica canzone con il tuo flauto e ti do appuntamento alla prossima puntata della rubrica Flauto Italiano. Ciao e tanta buona musica!